Carlo Galli, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori dell'ufficio. Benvenuto, benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole per raccontare di un libro e di due sue partecipazioni a festival di cui parleremo fra poco. Ricordo ai nostri ascoltatori che Carlo Galli ha insegnato storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna. Ha pubblicato per Il Mulino, Genealogia della politica, Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, e poi si è occupato di Marx eretico e nel 2019 ha pubblicato Sovranità, libro che abbiamo anche raccontato qui nel posto delle parole, a cui poi è seguito Forme della critica. Mentre adesso Carlo Galli ci propone una lettura molto importante. Anzi, necessaria. E la parola necessaria è una parola importante a proposito della politica, quando oggi queste due parole sembrano così lontane. Carlo Galli ce le avvicina, ce le fa comprendere anche nel loro singolo significato, ma nel significato complesso della necessità della politica. Però per farci entrare in questo argomento parte da molto lontano, da Platone. E parleremo proprio di questo fra poco, però prima ricordo ai nostri ascoltatori il Festival delle Istituzioni, un nuovo festival a Catania, e il 4 settembre Carlo Galli avrà la sua Lectio Magistralis, mentre il 18 settembre al Festival della Filosofia, ancora una volta Carlo Galli incontrerà il pubblico per parlare di queste parole di necessità e di politica. Ecco, Carlo Galli. Rimaniamo proprio su queste due parole, la necessità della politica, perché qui da una parte abbiamo il Festival delle Istituzioni che tiene in sé la parola istituzione, che è una parola complessa, seppur necessaria, e dall'altra il festival prossimo, il Festival Filosofia, che quest'anno ha come titolo Libertà. Ecco, sono parole importanti, libertà, necessità, politica. Soprattutto la parola importante è quella del pensiero. Come mai ha scelto di raccontare la necessità della politica partendo da Platone? Diciamo che il testo del quale mi sono occupato, benché io sia principalmente legato a tematiche moderne, è il testo della Repubblica di Platone che io ho voluto sottrarre alle competenze degli specialisti e ho voluto adoperare, utilizzare come emblema di una questione che interroga l'intera storia dell'Occidente, la questione appunto della necessità della politica, del fatto cioè che esiste una specie, l'uomo, che è a cui è indispensabile vivere politicamente, e dunque una specie in cui la convivenza ha qualcosa di necessario e al tempo stesso una specie che pretende di governare queste necessità, a differenza delle api e delle formiche che vivono necessariamente in società, in colonie, ma che non pretendono di governare questa loro esistenza collettiva, gli esseri umani pretendono di governare la necessità alla quale sono soggetti, che è una bella pretesa. È la prima pretesa, il primo modo complesso, straordinariamente geniale in cui questa pretesa si affaccia è la Repubblica di Platone, un testo che ha una sua storia interpretativa importantissima, con anche gravi fraintendimenti, come fraintendimenti realizzati da coloro che nel XX secolo vi hanno visto in questo testo, il modello dei regimi totalitari. No, in questo testo c'è l'idea che l'uomo è necessitato a vivere politicamente per motivi proprio empirici, cioè nessuno è capace di vivere da solo, tutti hanno bisogno di tutti. Punto primo. Punto secondo, questa necessità reciproca produce dislivelli di potere che sono quasi sempre ingiusti e violenti. La domanda è possibile andare al di là
di questa necessità della politica che si manifesta in modo ingiusto e violento, questa posizione, cioè che non si può andare al di là di questa ingiustizia collegata alla politica, è la posizione di Trasimaco, il sofista contro il quale Platone polemizza appunto nel dialogo La Repubblica. Tutta La Repubblica è il tentativo di confutare la tesi che la giustizia è violenta, cioè che la politica è necessaria, ma è necessariamente esercizio del prepotere di qualcuno su qualcun altro. La tesi di Platone, al contrario, è che la politica è la dimensione nella quale l'uomo necessariamente si trova a vivere e tuttavia questa necessità può essere trasformata in libertà, cioè l'uomo si trova a vivere nella politica e grazie alla politica diventa ancora più uomo, diventa un uomo migliore. Com'è possibile questo? E questa è la grande risposta di Platone, è possibile grazie al sapere filosofico. La dottrina della conoscenza quindi entra veramente con il suo incedere, col suo impegno politico, però Trasimaco e Platone hanno fatto un dialogo straordinario ed è utile, è necessario, riprendo questa parola, conoscerlo, perché lei parlava poco fa, Carlo Galli, dell'aspetto politico, riprendendo un po' le parole di Trasimaco quando parlava di giustizia, no? Se ricordo bene, la giustizia è l'utile del più forte. La politica è anche l'utile del più forte? Certamente, la politica fino, dice Platone, fino a quando non saranno i filosofi a essere i più forti, la politica è sicuramente l'utile del più forte, ovvero, detto in un altro modo, è un sistema caotico in cui tutti cercano di fare ingiustizia a tutti. Ci sono molti, le forme della politica sono diverse forme di diverse ingiustizie, l'aristocrazia, l'oligarchia, la democrazia, la tirannide sono forme della politica in cui la politica manifesta la propria instabilità, la propria intrinseca necessità, ma anche la propria instabilità. La stabilizzazione la possono dare soltanto i filosofi, i quali, strappati al loro mondo astratto e contemplativo, costretti a scendere in campo, costretti a entrare nella politica, possono, se ci riescono, se non fanno la fine di Socrate, possono, se ci riescono, insegnare agli uomini, a ciascun uomo, che cosa sia la verità dell'anima di ciascuno. Quando un uomo conosce se stesso, conosce anche il proprio posto nella città. E la città diventa quindi una città giusta e l'uomo, finalmente in pace con se stesso, è un uomo giusto e quindi felice. Non dimentichiamo che l'obiettivo finale della politica è la felicità attraverso la giustizia, attraverso la conoscenza. Quindi la giustizia e la politica sono un bene comune, un bene altrui, secondo la tesi morale. E assolutamente sì, la giustizia è un bene comune, non è una virtù soltanto del singolo. Il singolo può essere giusto soltanto in una città giusta, soltanto grazie a un sapere giusto e benevolo, il sapere dei filosofi. Questa è una sintesi, è il contenuto di questo libro che mette sul tappeto le questioni politiche fondamentali alle quali non abbiamo mai smesso di pensare. Non che siamo tutti platonici, ma tutta la filosofia politica dell'Occidente si muove all'interno di domande poste da Platone e dando naturalmente risposte di volta in volta diverse. A proposito di risposte, mi scusi Carlo Galli se io ritorno forse per un vizio scolastico, no? Bellissimo ricordo di Trasimaco, perché penso che quel libro così importante è importante anche per le confutazioni di Trasimaco. A proposito di risposte, Trasimaco invece, se ricordo bene, urlava al suo interlocutore che è molto facile interrogare, però replicare è molto più difficile.
Da allora ad oggi la situazione è cambiata? No, lei ha colto un punto bellissimo della Repubblica di Platone. Siccome la Repubblica l'ha scritta Platone, in quel momento Platone sta autocriticando, sta dicendo: io non voglio essere un filosofo capace soltanto di criticare. Alla filosofia pertiene anche necessariamente il compito di indicare una via. Troppo facile dire soltanto no, bisogna anche dire sì. Certo, Trasimaco urla, Trasimaco viene presentato come un lupo e tuttavia a Trasimaco vengono messe in bocca parole molto serie, molto importanti. Appunto, la Repubblica di Platone ha come caratteristica di essere un lungo dialogo, perché è molto complicato rispondere a Trasimaco in positivo. Non basta dire colui che commette ingiustizia in realtà è un uomo infelice, non è felice, quindi la ingiustizia non può essere la soluzione del problema della giustizia, ovviamente, e della felicità. Non basta dire questo, non basta criticare più o meno moralisticamente i malvagi, ma bisogna indicare il modo attraverso il quale sia possibile una città giusta, fatta, composta da uomini giusti. E questo attraverso l'opera di grandissima, grandiosa mediazione dei filosofi, che prima di tutto liberano se stessi e poi liberano la società e liberano ciascun uomo dalle proprie interne contraddizioni, e le liberano attraverso la conoscenza e attraverso la educazione. La parola chiave qui è paideia, educazione, ecco, no, non violenza totalitaria sicuramente. E questa difficoltà Platone la assume su se stesso anche come persona empirica, storica, appoggiando, tentando di appoggiare a Siracusa la tirannide di Dioniso con la Dionigi vecchio e poi il giovane, per tentare attraverso questa scorciatoia politica di portare o il filosofo al potere, lui stesso Platone al potere, o di portare al potere qualcuno sensibile ai consigli del filosofo. Tentativi storico-politici reali finiti male, come da allora in poi è finita male ogni tentativo dei filosofi di incidere direttamente sulla politica, mentre invece io credo che la filosofia abbia un grande ruolo critico, un grande ruolo di sollecitazione continua di una società a riflettere su se stessa, meno di quello che voleva Platone, e tuttavia siamo all'interno della problematica platonica. Senza sapere non c'è politica. Senza sapere non c'è politica. E il libro La Repubblica, lei ce lo fa vedere e ce lo fa capire, comprendere come un testo altamente politico, quindi la prospettiva della sua lettura è una prospettiva molto interessante, e quindi interessante perché soprattutto ci dà un aspetto della politica che o non conoscevamo o avevamo già dimenticato, Carlo Galli. Beh, certamente la politica al giorno d'oggi troverebbe piuttosto strano questo modo di ragionare. C'è stato all'interno della continuità della tradizione occidentale del pensiero politico, c'è una frattura moderna, che è la frattura dell'individualismo, del soggettivismo moderno, in cui si dice sostanzialmente la politica serve, è necessaria soltanto nel senso che essa è indispensabile a garantire i diritti del singolo. Come poi il singolo viva, che sia felice o che sia infelice, che sia giusto o che sia ingiusto, è affar suo. Se è troppo ingiusto, ci sono dei tribunali e finirà in prigione. Questo, diciamo, abbassamento delle finalità della politica, che è tipico della politica moderna, fa sì che la politica divenga sempre più una tecnica invece che una filosofia. Oggi i politici hanno due problemi. Primo, la popolarità, per cui cercano essenzialmente la visibilità, cercano di compiacere il proprio elettorato. E il secondo problema, devono sapere qualche cosa, anzi devono sapere molte cose, ma quello che devono sapere lo cercano presso gli specialisti, i tecnici specialisti. Ecco, la differenza vera rispetto a Platone è questa, che
il filosofo per Platone è una parola bellissima, synoptikos, vede insieme tutte quante le relazioni. Il politico di oggi vede soltanto il proprio successo o un successo elettorale e poi si affida a specialisti parziali, a tecnici che sanno soltanto un pezzettino di sapere, e il politico spesso non sa mettere insieme i pezzettini di sapere. E questo è una serie di, genera una serie di contraddizioni dentro le quali, come noi tutti sappiamo, stiamo vivendo anche oggi. Stiamo vivendo anche perché quando poco fa lei, Carlo Galli, parlava della politica che cerca un appoggio, una risposta nei tecnici, noi l'abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo in parte proprio con questa crisi della pandemia. E qui la politica ha dato veramente risposta a questa crisi, risposta dicendo noi ci affidiamo ai tecnici, perché lei scrive anche che la politica non è solamente il trionfo della ragione, della mediazione, del compromesso, ma va anche l'immanenza, la difficoltà, perché la politica non è solamente, mai come oggi, una vetrinizzazione a forza di slogan, di parole e di telecamere. La politica è anche molto altro, e nell'immanenza troviamo anche un perché dell'essere della politica. Che ne pensa? Certamente, ma in questo senso allora lei adopera giustamente la parola politica in senso più ampio, non è più altro la politica che politici, ecco, è la politica che tutta la società insieme fa sempre e che sempre produce. Da questo punto di vista, allora, è vero, la politica è l'insieme delle nostre relazioni, l'insieme delle nostre contraddizioni, l'insieme dei nostri saperi, l'insieme dei nostri dialoghi. In questo senso, politica e sapere, come dire, nell'immanenza, certamente coincidono. La questione di Platone era trovare il modo di orientare questa immanenza, di governarla, di portarla da qualche parte, verso il bene, verso la giustizia, verso la felicità. Cioè, in Platone è innegabile, c'è un elemento di trascendenza, le idee, l'ha inventato lui sostanzialmente questo dispositivo per governare l'immanenza, bisogna mediarla con la trascendenza. Se invece noi eliminiamo questa parte dell'argomentazione, allora certamente la politica è l'immanenza, l'immanenza è l'insieme del nostro operare, del nostro fare, del nostro dire, e quindi è, da questo punto di vista, è ancora più necessaria. Non è detto che sia però sempre giusta. Eh sì, non è detto che sia sempre giusta, però Carlo Galli, lei... questi due festival a cui partecipa, il Festival delle Istituzioni, il Festival Filosofia, propone questo lungo viaggio, però io vorrei entrare insieme con lei dal suo punto di vista, del suo studio, dentro la parola istituzioni. Che cosa le dice questa parola? Istituzione vuol dire che questa accezione larga della politica, la questione dell'immanenza, l'insieme delle relazioni, l'insieme delle contraddizioni, dei conflitti, delle pretese, delle vittorie e delle sconfitte di cui è fatta la società. Ecco, in questo magma, in questo dinamismo, in questo divenire, si cerca, anche qui necessariamente, per vivere, per sopravvivere, per vivere meglio. Si cerca una qualche forma di stabilità. Questa è l'istituzione, è il tentativo di stabilizzare una esperienza di per sé complessa ed instabile. Questa stabilizzazione avviene attraverso regole che nascono dal conflitto, almeno questa è la tesi molto importante di Santi Romano, le regole che nascono dal conflitto e che servono, quando servono, finché servono, a gestire quel conflitto, a dargli un ordine per quanto transitorio. La più celebre, la più importante, certamente non l'unica, delle istituzioni per noi moderni è lo Stato.
che è un ordinamento giuridico, cioè un sistema di regole che nasce per dare una qualche prevedibilità, una qualche ordinabilità alla nostra altrimenti caotica esistenza. Non c'è politica senza istituzioni. Si tratta di capire come nascono, come funzionano, quali fini hanno, chi le gestisce, chi ha le chiavi di questo ordinamento, chi ha dettato le regole. Ecco, questo sì, ma certamente l'istituzione è il modo storico reale con cui la politica si organizza. La politica si può presentare tanto come conflitto quanto come ordine. In realtà, nella concretezza storica, si presenta sempre come conflitto che produce ordine e ordine che contiene un conflitto. All'inizio di questa conversazione lei parlava, se ho ben compreso, dei filosofi che devono essere più forti, perché se i filosofi non hanno questa possibilità non c'è una buona politica. E qui a questo punto possiamo introdurre, Carlo Galli, il nesso fra potere e politica. Assolutamente sì. La tesi che i filosofi devono governare perché altrimenti non c'è pace per gli uomini praticamente non è mia, è proprio esplicitamente di Platone, ma insomma è chiaro che politica vuol dire potere, non si capisce che cosa possa voler dire. Vuol dire potere e soprattutto vuol dire dislivelli di potere, cioè qualcuno comanda, qualcuno obbedisce, qualcuno tenta di far sì che qualcuno obbedisca, diciamo, ecco, questo comandare e questo obbedire possono svilupparsi attraverso appunto la violenza e la ingiustizia, oppure possono manifestarsi e svilupparsi attraverso l'ordine, il diritto, e secondo Platone questo comandare e questo obbedire funzionano come devono funzionare, cioè a favore dell'uomo, soltanto se sono gestiti dai filosofi che insegnano agli uomini come essi uomini sono e quindi come possono vivere felici. Tolgono agli uomini le cattive idee su se stessi, diciamo così. Ora, potere è una parola che noi adoperiamo poco, ma è il contenuto della politica. Facciamo attenzione, politica, tanto come politica istituita, cioè come istituzioni, che hanno come contenuto il potere. No? Cioè, il Parlamento serve a fare leggi che hanno un contenuto coattivo. Ma quanto come politica intesa, come la intendeva giustamente lei, come immanenza della nostra esistenza, dentro ogni società, comunque costruita, comunque gestita, c'è politica perché c'è potere e ci sono dislivelli di potere, dislivelli di sapere, dislivelli di ricchezza, dislivelli di ogni aspetto e di ogni qualità. Si tratta di capire come vanno gestiti, se vanno corretti e come e con quali mezzi e con quale fine. Ma dire l'uomo è un animale sociale, dire l'uomo è un animale politico è lo stesso che dire l'uomo vive all'interno di un sistema, di diversi sistemi di potere, su tutti vorrebbe avere il proprio controllo, su qualcuno ci riesce. Carlo Galli, io vorrei condividere, prima di chiudere questa conversazione, una tra le tante sottolineature che vedo in questo libro, e leggo: la scala del sapere non allontana dal mondo. Conoscere le idee, le forme, serve a conoscere tutti i livelli dell'essere. Le idee sono ciò che è visto intellettualmente, ciò che è stabile e razionale, ma sono anche il punto di vista a partire dal quale considerare il mondo in quanto miscuglio di essere e di non essere, di idealità e di accidentalità. Ora, la scala del sapere che non allontana dal mondo credo che sia un'immagine straordinariamente vera, un tempo come oggi. Che ne dice? Sì, guardi, questo è l'elemento che francamente mi affascina in Platone, è questo, che per lui il filosofo deve essere costretto, proprio qui c'è una serie di parole in greco che hanno tutte a che fare con la necessità, la costrizione e la violenza. Il filosofo deve essere costretto a non essere soltanto un contemplatore,
deve essere costretto, una volta dopo che è uscito dalla caverna, cioè dopo che è diventato filosofo, non se ne può stare in Empireo, in un cielo, a guardare le stelle e a calcolare le leggi della gravitazione universale. No, gli piacerebbe, ma deve essere costretto a ritornare dentro la società, perché il suo sapere non sarà pieno, non sarà vero, se non sarà messo alla prova della pratica, del governo degli uomini. Se non sai governare gli uomini, probabilmente vuol dire che non hai ben chiare le idee. Ecco, questo è il pensiero di Platone. L'idea deve farsi storia. Questo era quello che Hegel vedeva in Platone. Poi in Platone Hegel vedeva anche dei limiti, ma insomma questa idea di fondo che le idee non se ne stanno in cielo, le idee sono una trascendenza che ha che fare, serve, è indispensabile per decifrare, governare, guidare la nostra esperienza concreta. Questo è Platone che si allontana, l'inventore delle forme che si allontana da ogni formalismo. E questo è ciò che me lo ha fatto amare sempre e oggi ancora di più. Platone, La necessità della politica, il libro pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, il libro che verrà raccontato al Festival Istituzioni il 4 settembre e al Festival Filosofia il 18 di settembre. Ma prima di salutarci, professor Galli, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro che ho appena finito di consegnare all'editore. È una cosa completamente diversa da questa. È un'opera del mio grande conterraneo modenese, Lodovico Antonio Muratori, scritta nel 1714, intitolata Del governo della peste. Un'opera che io ho in qualche modo riscoperto, che ho messo in forma sotto il profilo filologico, che ho prefato, che ho introdotto e che verrà pubblicata fra poco più di un mese dalla casa editrice La Scuola di Pitagora, che è la casa editrice dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli. È un libro che, come si può immaginare, non si sovrappone completamente alle nostre esperienze di oggi, ma insomma ci dice qualche cosa, pur nella distanza, sopra le nostre esperienze di oggi, del governo della peste. È un libro straordinario per molti punti di vista, che sono lieto di riuscire a portare, se ci riesco, alla conoscenza più vasta, che non sia la conoscenza degli specialisti di Muratori. Grazie davvero Carlo Galli del tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi, buon lavoro a tutti.